Non è proprio. Prima di Plushenko avevano comunque un Yagudin che ha vinto fiori e fiori di mondiali, di europei, di olimpiadi. Insomma, hanno avuto subito il ricambio con Plushenko, anzi è stata una sfida al vertice dal 98 quando hanno iniziato tutti e due di Mishin, proprio gli europei di Milano. E poi dopo questi due grandi non riescono a piazzare il campione, ne hanno tantissimi di medio-alto livello, Ma non il ma non il campione. campione. Intanto il punteggio di Manol Atanasov 133-21, il suo totale per quanto riguarda il freeskating ha avuto il punteggio di 79-63. Sul ghiaccio stiamo già vedendo Giusto Strid, l'atleta danese. Per quanto riguarda poi Plushenko, per chiudere proprio il discorso, ha rimandato per gli appuntamenti importanti alla prossima stagione. Mi sembra evidente che non farà ovviamente il mondiale. Ha detto che probabilmente farà un Grand Prix, forse la Cup of Russia, e poi si concentrerà sugli europei e vedremo, perché ovviamente tutti aspettano Sochi. E qui partiti molto bene con un triplo Axel. Tutto a fatica, ma riesce comunque a portare a casa un bel po' di salti, quindi bravo. Coreografia particolare, anche questa un po' mimata, ma carina. Buon triplo salto. Non va l'altro triplo Axel, purtroppo. Bene, triplo tolto, doppio tolto.
È un programma, come hai fatto notare tu, Franca, molto allegro, questo di Giusto Street, questa scelta coreografica particolare. Ieri con Maurizio Margaglio notavamo anche nella danza, no? Si stanno cercando delle cose un po' teatrali, un po' divertenti, forse anche per convincere il pubblico. Maurizio sosteneva che però i giudici non sempre sono d'accordo su questo. Il pubblico l'apprezza tantissimo, l'abbiamo visto anche qui, no? La Dom Sportova, il pubblico della Dom Sportova ha seguito, no? Questa danza, questo esercizio, scusate, vediamo ancora la danza di ieri, questo esercizio di free skating per Giusto Street. Però mi diceva Maurizio, a volte, questo voglio saperlo anche da te, i giudici non sono poi così colpiti. Ma colpiti no, non lo sono, però apprezzano, secondo me, se è fatto bene. Se è un genere, come può essere un qualsiasi genere, a quel punto è proprio una strategia di programma. C'è chi conta magari proprio sulle linee più classiche, più scivolate, più c'è chi conta invece più sull'interpretazione di un pezzo, vedi Anna e Luca con la Carmen, perché sanno interpretare una musica, un brano, un'opera d'arte, un balletto magari. C'è chi magari non riesce ad avere delle caratteristiche per cui queste cose vanno bene, allora cerca qualcosa di diverso. E il mimare è una musica, appunto, una parte, Pinocchio per esempio, ecco. È chiaro che facilita molto la comprensione di chi è fuori, per capire che cosa quel pattinatore sta mettendo in scena, che cosa sta cercando di andare a proporre. E il giudice deve solo valutare se l'ha fatto bene o se l'ha fatto male, non deve essere condizionato da questo, certamente. Ma io vedo che alcune volte apprezzano molto. Sono comunque soluzioni un po' ricordiamo, giuste, no? Per esempio Savchenko col Pierrot. Sì, ricordi, era un bellissimo programma, molto interpretato, mimato, quasi da attori, pur mantenendo dentro tutti gli elementi tecnici e tutto quanto. Però anche il costume stesso. Anche la Pantera Rosa, ti ricordi? Sì, esatto. Ma, infatti loro poi sempre sperimentano tantissimo. Mentre quest'anno col Bolero non c'è una storia, non c'è, no. È proprio pattinaggio puro, è pattinaggio, sì. Linee, movimento del corpo. E ora andiamo ad aspettare proprio il punteggio per Giusto Street. Portava il punteggio, eccolo qua. Allora, 106,94 il suo totale, 55,48 tecnico elements e 52,46 per i components, con un totale di 160,08. Giusto Street, lo ricordiamo, era 22esimo dopo la short program e quindi aveva un punteggio di 53,14 che portava proprio dalla precedente prova. E dunque, in questo momento ha messo un bel distacco da Manolo Attanasio.